Tolkien Reading Day 2024, il momento dell'anno, cioè il 25 marzo, in cui tutti i tolkieniani si ritrovano per fare delle letture relative a un determinato tema. Quest'anno, per l'appunto, il tema scelto a livello internazionale è servizio e sacrificio. Questo è il mio intervento che ho preparato per l'incontro dell'AIST in quel di Dozza, intitolato Farsi carico del fardello. Tutela e sacrificio per la terra di mezzo. Sono partito dal concetto di fardello, che in genere è sempre riferito all'anello, ma anche alla responsabilità, lo si dice esplicitamente nel testo, e si fa riferimento per esempio alla responsabilità di Gandalf. Ecco, nel caso dell'anello è pesante, nel caso della responsabilità è anche grave. L'anello è definito un fardello per il corpo e un tormento per la mente. E questo fardello continua a pesare. Lo dice Arwen al Frodo quando gli cede il posto sulla nave che lo porterà all'ovest. Se ancora soffrirai per le lesioni e il ricordo del fardello peserà, allora potrai recarti all'ovest finché ferite e prostrazione non siano guarite. Ed è lo stesso Frodo a dire, una volta ritornato nella contea ed essersi reso conto che per lui non c'è un vero ritorno: sono ferito da un pugnale, da aculeo e da dente, e da un lungo fardello. Dove troverò riposo? Sono frasi che vengono perfettamente riprese anche all'interno del film di Peter Jackson. Nel primo capitolo, La Compagnia dell'Anello, Gandalf dice: ti aiuterò a portare questo fardello, Frodo Baggins, finché dovrai portarlo. Gollum conferma questa frase dicendo più avanti, nel terzo film: il padrone porta un pesante fardello, Smigol lo sa, pesante, pesante fardello. E non dimentichiamo Galadriel che sempre nel primo film dice a Frodo: sei il portatore dell'anello, Frodo. Portare l'anello del potere vuol dire essere soli. Portare il fardello provoca turbamento emotivo, malessere fisico e dipendenza, tanto che Tom Shippey ha parlato proprio dell'anello come di droga e del rapporto che intercorre tra il portatore dell'anello e l'anello come un rapporto di tossicodipendenza. Tutto il Signore degli Anelli racconta di un viaggio intrapreso per distruggere questo anello, per distruggere questo fardello. E non è un viaggio facile, anzi è un viaggio doloroso e sempre più difficile. A un certo punto Frodo crede di doverlo compiere da solo, in solitudine, proprio come gli dice Galadriel nel film. Ma viene assistito in questo da Sam, che lo precede, capisce che cosa vuole fare, capisce quando Frodo se ne sta andando lasciando la Compagnia dell'Anello e quindi lo segue. Lo fa volontariamente, questo si rivelerà decisivo, dal momento che poi a Mordor, nell'ultima fase del loro viaggio, i due Hobbit vanno avanti proprio grazie a Sam, che si carica letteralmente Frodo in spalla. Ricordiamo la famosa frase: non posso portare l'anello per voi, ma posso portare voi. Nella narrazione i quattro Hobbit protagonisti dimostrano di essere pronti a tutto per portare a termine il loro viaggio e anche di rinunciare a tutto per i loro amici. Tre di loro, Sam, Merry e Pippi, mettono a repentaglio la loro vita, rischiano personalmente per gli altri, ma sopravvivono e tornano a casa per vivere una vita lunga, prospera e felice in una contea rinata, fatta più verde di prima, grazie al terriccio donato da Galadriel. Frodo invece termina i suoi giorni nella contea sostanzialmente emarginato e dimenticato, eccetto che dagli amici fraterni. Potremmo dire che il suo sacrificio non sia riconosciuto dai suoi stessi compaesani, anche se lui l'ha compiuto proprio per salvare la contea. Lo dice lui stesso: mi piacerebbe salvaguardare la contea potendo. Adesso penso che finché a sostenermi ci sarà la contea, sicura e serena, troverò più sopportabili vagabondaggi. Saprò di avere un solido punto d'appoggio da qualche parte, anche se non avrò più modo di metterci piede. Ecco, Tolkien parla di questo nella lettera 246, dove scrive: credo che si possa osservare nella storia e nell'esperienza che ad alcuni individui sembrano assegnate posizioni sacrificali,
Situazioni o compiti che per una soluzione perfetta richiederebbero forze superiori ai loro limiti estremi, superiori anche a ogni possibile limite di una creatura incarnata in un mondo fisico, nelle quali il corpo può finire distrutto o talmente danneggiato da incidere su mente e volontà. Il giudizio su questi casi dovrebbe allora dipendere dalle motivazioni e dalle intenzioni con cui era partito, e si dovrebbero bilanciare le sue azioni con il limite estremo delle sue forze per tutto il cammino che l'ha portato al punto di rottura. Frodo intraprese l'impresa per amore, per salvare a sue spese il mondo che conosceva dal disastro, se avesse potuto, e anche in totale umiltà, riconoscendo di essere del tutto inadeguato all'incarico. Il suo vero incarico era solo quello di fare ciò che poteva per riuscire a trovare una strada e di seguirla finché le sue forze mentali e fisiche lo avessero permesso. Alla fine è lo stesso Frodo che, preso atto del suo fallimento, dice: «Ho cercato di salvare la contea, e salva lo è, ma non per me». Va spesso così, Sam, quando le cose sono in pericolo. Qualcuno deve rinunciarvi, perderle, perché altri possono serbarle. Quindi è necessario che qualcuno rinunci a possedere qualcosa. Cioè, è necessario che qualcuno si sacrifichi perché gli altri vivano. E andando alla parola sacrificio, è interessante notare come all'interno del testo del Signore degli Anelli questa parola non compaia mai, nonostante appaiano numerose situazioni sacrificali. Lo stesso viaggio di Frodo, abbiamo visto, è una situazione sacrificale. Se guardiamo nel più vasto campo del leggendario tolkieniano, scopriamo che questa parola sacrificio viene utilizzata al plurale in un caso, sacrifici, nel Silmarillion, nella Callabeth, quando si parla della caduta degli uomini di Numenor. Sono i sacrifici che i Numenoreani compiono in onore di Melkor quando celebrano il Signore Oscuro nel suo tempio per avere la vita eterna che loro tanto bramano. Da allora fuoco e fumo non ebbero sosta. Il potere di Sauron aumentava infatti giorno per giorno, e in quel tempio, con spargimento di sangue, tormenti e grandi perversioni, uomini compivano sacrifici a Melkor onde egli li affrancasse dalla morte. Forse questo ci dice qualcosa sull'approccio di Tolkien. Il sacrificio è una delle virtù cristiane che già illumina gli eroi pagani della Terra di Mezzo. Ma l'unica volta che Tolkien inserisce questa parola al plurale è in chiave negativa, esattamente come nel caso del culto organizzato. Tolkien, autore cristiano, cattolico, che dice che Il Signore degli Anelli è un'opera fondamentalmente religiosa e cattolica, in realtà parla della religione una sola volta in chiave negativa, proprio nel caso degli uomini di Numenor e del culto che Sauron impianta a Numenor in onore di Melkor. Ma se poi andiamo a vedere in tutto il Silmarillion, di situazioni sacrificali ce ne sono tante, a cominciare da quella di Finrod, l'elfo che dà la vita insieme a tutti i suoi uomini per salvare Beren, e uno dopo l'altro finiscono vittima dei mannari di Sauron. Poi c'è il cane Uan, il cane magico di Valinor, che dà la sua vita ancora una volta per salvare Beren contro il lupo mannaro Karkaroth. E poi ci sono gli uomini Húrin e Uor, che danno la loro vita durante la battaglia delle innumerevoli lacrime, la Nirna e Tarnoediad, per permettere la fuga degli elfi di Gondolin. E poi c'è la caduta di Gondolin, dove troviamo addirittura due personaggi che si sacrificano contro un Balrog, Ectelion, che dà la sua vita per abbattere Gothmog, il signore dei Balrog. E poi troviamo Glorfindel, che dà la sua vita cadendo con un Balrog per permettere la fuga degli esuli della città assediata. E quindi è Arendil che compie il viaggio dall'altra parte del mare per andare a Valinor e poter implorare l'aiuto dei Valar, per avere il loro aiuto nella loro guerra senza speranza contro Morgoth nella Terra di Mezzo. Tanto che molti hanno voluto vedere in Arendil una figura cristologica. La caratteristica di tutti questi personaggi e di tutte queste situazioni è che qualcuno decide volontariamente di perdere qualcosa, di dare la sua vita per la salvezza degli altri. E questo lo ritroviamo ovviamente anche all'interno del Signore degli Anelli.
La caratteristica di tutti questi personaggi, di tutte queste situazioni, è che qualcuno decide volontariamente di privarsi di qualcosa per la salvezza degli altri. È esattamente quello che troviamo anche all'interno della narrazione del Signore degli Anelli. Pensiamo a Gandalf che dona la sua vita sul ponte di Khazad-dûm, lui che è il leader della Compagnia dell'Anello. Avrebbe benissimo potuto mettersi in salvo e invece non accetta di farlo, anzi si mette lui in prima fila, nelle retrovie, per garantire la fuga dei suoi compagni. È il famoso fuggite, sciocchi. Tolkien ne parla nella lettera 156 a Padre Murray e parla esplicitamente di sacrificio. Nella sua condizione, per lui, Gandalf, era un sacrificio morire sul ponte per difendere i suoi compagni. Minore forse che per un uomo mortale o un hobbit, dal momento che egli aveva un potere innato molto più grande. Ricordiamo che Gandalf è un Maia, un'intelligenza angelica incarnata di tipo minore, ma al tempo stesso maggiore, poiché significava umiliarsi e sacrificarsi per rispettare le regole. Per quanto ne sapeva in quel momento, egli era l'unica persona che potesse guidare con successo la resistenza a Sauron e tutta la sua missione era inutile. Stava passando le consegne all'autorità che aveva stabilito le regole, rinunciando a ogni speranza personale di successo. La prova consiste dunque in una dimostrazione di umiltà e rinuncia, a cui segue inevitabilmente la morte, ma quindi anche il premio, perché Gandalf viene rimandato indietro dai Valar, proprio perché ha superato la tentazione dell'orgoglio. Questo è uno degli elementi cardine del romanzo che torna in relazione ad altre scelte di altri personaggi principali. Beh, per esempio pensiamo a Faramir, che esattamente come Gandalf chiude la retrovia per mantenere ordinata la ritirata dei suoi uomini verso Minas Tirith e per questo viene colpito da una freccia. Quindi pensiamo a Beregond, che contravviene agli ordini ricevuti per salvare proprio Faramir, oppure Éowyn e Merry, che decidono di partecipare personalmente alla battaglia per dare la vita per i loro amici, nonostante sia stato detto a entrambi che non possono partecipare, l'uno perché è una donna e l'altro perché è un mezz'uomo. La loro presenza in battaglia sarebbe solo uno svantaggio e invece loro decidono di combattere, partecipano alla battaglia e si trovano ad affrontare niente meno che il re stregone di Angmar, il capo dei Nazgûl, e non solo lo abbattono, ma l'uno è decisivo per salvare la vita dell'altra, cioè è Merry che salva la vita di Éowyn. Nel leggendario tolkieniano però ci sono delle situazioni sacrificali che vengono ribaltate in negativo, cioè ci sono dei sacrifici che non vengono compiuti per salvare gli altri, ma solo e unicamente per imporre se stessi. Il peggiore di tutti è Fëanor, che nel Silmarillion, dopo una battaglia vinta, decide di fare il passo più lungo della gamba, per orgoglio, per smania e brama di possesso. Vuole vendicarsi di Morgoth, vuole recuperare il Silmaril e quindi insegue il nemico e procede ben oltre l'avanguardia del suo esercito. Per questo viene circondato dai Balrog che lo feriscono a morte. E contemplando con i suoi ultimi sguardi le cime di Thangorodrim, Fëanor capisce con la preveggenza della morte che nessun potere dei Noldor avrebbe potuto abbatterle e nonostante ciò vincola i figli al mantenimento del loro giuramento per recuperare i Silmaril. È un pessimo esempio di genitorialità, perché è un pessimo esempio di responsabilità. I figli saranno costretti a seguire questo giuramento terribile per tutta la loro vita, anche quando giungeranno a odiarlo, perché non potranno sottrarsi a esso. L'orgoglio rende Fëanor superbo e dannoso non solo per sé, ma anche per gli altri. E poi c'è Théoden, un altro personaggio che è molto simile a Fëanor in questo, che nel Signore degli Anelli, durante la carica dei Rohirrim sui campi del Pelennor, per ben due volte cavalca molto più avanti dei suoi uomini e porta avanti il suo stendardo. E la fine che fa è esattamente la stessa di Fëanor, visto che viene attaccato dal re stregone di Angmar, il capo dei Nazgûl, che piomba su di lui con la sua creatura alata,
La dinamica è la stessa e anche le stesse motivazioni, tanto che Tolkien utilizza lo stesso termine per definire entrambi i personaggi, Fey, invasato di morte, o anche colui che è prossimo alla morte. Tolkien era un filologo, un linguista, non usava mai le parole a caso. E non è affatto un caso che abbia utilizzato la stessa parola per designare i due personaggi e le loro motivazioni. E un altro esempio negativo è Eomer, che proprio durante la battaglia dei campi del Pelennor, credendo che la sorella Eowyn sia morta, ha un momento in cui, cieco e disperato, si lancia in una carica senza speranza e si arena contro i giganteschi olifanti. A un certo punto ha anche l'idea di drizzare un grande muro di scudi, in ultima istanza e resistere, lottando appiedati fino a che tutti fossero caduti, e compier gesta degne di canzoni sui campi del Pelennor, pur se non fosse rimasto alcuno in Occidente a ricordare l'ultimo re della Marca. Insomma, attraverso il Rohirrim, Tolkien trasforma la mistica nordica della battaglia e della bella morte in una critica a questo tipo di mentalità e all'esaltazione dell'individualismo. Guardare alla gloria militare come unica misura del valore di un uomo è instabile e porta a perdere il contatto con il mondo e soprattutto porta a esporsi all'attacco del nemico. È il famoso Offermod criticato da Tolkien nell'opera Il ritorno di Beorhtnot, figlio di Beorhten. La soverchiante superbia che fa sì che il capo militare non ricordi le proprie responsabilità nei confronti dei suoi sottoposti ed esponga tutti, compreso il suo popolo, a un inutile massacro. Ma torniamo a Gandalf. In contrasto con i suoi colleghi Istari, Radagast e Saruman, che si installano, prendono un'abitazione all'interno del territorio della Terra di Mezzo, Radagast ai limitari di Boscuro, mentre Saruman sul pinnacolo di Orthanc a Isengard, Gandalf non ha una fissa dimora, non si installa da nessuna parte, anzi, è il grigio pellegrino, continua a attraversare la Terra di Mezzo in lungo e in largo per portare a compimento la missione che gli hanno affidato i Valar, quella di esortare ed incitare i popoli liberi nella loro guerra contro Sauron. Nella conversazione che ha con Denethor, il castallo di Gondor, che gli ricorda quali sono i suoi diritti di castallo, Gandalf risponde contrapponendo le cose di cui anche lui ha tutela. Ma tutte le cose preziose, che per come si prospetta adesso il mondo, corrono pericolo, quelle mi stanno a cuore. E per parte mia non sarò venuto del tutto meno al mio compito quando anche Gondor dovesse soccombere, se qualcosa ancora in grado di crescere sano, di portare di nuovo frutti e fiori nei tempi a venire, supererà questa notte. Anch'io sono un castaldo. Non lo sapevi? Queste parole confermano le parole di scherno che Saruman rivolge proprio a Gandalf all'interno del libro dei racconti incompiuti. Saruman qui lo ha definito un curioso esploratore delle cose piccole, erbe, creature selvatiche, popoli infantili, perché fa amicizia con creature come gli Hobbit, che sembrano le creature più insignificanti in assoluto. È proprio Gandalf a dire ad Elrond all'interno del Silmarillion che sovente, quando i sapienti si mostrano irrisoluti, l'aiuto può venire dalle mani dei deboli. L'amicizia di Gandalf con i piccoli e i deboli dimostra che tutte le persone sono preziose e degne di essere difese, soprattutto quelle che non possono proteggersi. Gandalf è lì per prestare il suo aiuto, non per imporre il suo potere e la sua autorità. Quindi è disposto a fornire tutto l'aiuto di cui ci sarà bisogno. Il problema, semmai, è che Denethor questo aiuto non lo chiederà mai. E non si tratta di una retorica vuota, perché le azioni di Gandalf daranno credibilità alle sue parole. Gandalf si pone il problema della responsabilità. Non ci compete governare tutte le maree del mondo, bensì mettercela tutta a sostegno degli anni a noi assegnati, estirpando il male dai campi che conosciamo, in modo che chi vivrà dopo abbia terra sana da coltivare. Del tempo che farà non siamo noi a disporre. L'Ent Barbalbero, una creatura che forse non condivide il modo di vedere le cose di Gandalf, tanto che non condivide nemmeno quello degli Elfi, e non condivide tantomeno quello della controparte femminile degli Ent, le Entesse, riconosce tuttavia il valore di Gandalf, definendolo l'unico mago che tenga davvero agli alberi, ed è autore
anche di una riflessione altrettanto altruistica. Questo lo vediamo nel caso dell'ultima marcia degli Ent, quando gli Ent decidono di marciare contro Isengard e affrontare direttamente il mago traditore Saruman, che ha bruciato gli alberi, ha portato l'industrializzazione nella Terra di Mezzo. Gli Ent sono perfettamente consci di andare incontro alla loro possibile rovina. Tuttavia, la loro azione ha uno scopo. Barbalvero dice: «È senz'altro assai probabile, amici miei, assai probabile che andiamo incontro alla nostra fine, l'ultima marcia degli Ent. Ma se restassimo a casa senza fare niente, la sorte giungerebbe comunque, prima o poi. È un pensiero che covavamo in cuore ormai da tanto, e per questo adesso ci siamo messi in marcia. Non è stata una decisione affrettata. Ora, se non altro, l'ultima marcia degli Ent meriterà una canzone. Sì, prima di sparire avremo modo di aiutare gli altri popoli. L'ultimo gesto degli Ent non è una semplice vendetta, ma è un atto altruistico, improntato alla responsabilità e volto ad aiutare gli altri popoli». E poi c'è Sam, un altro che si mette a disposizione e che ragiona in chiave di responsabilità. Sarà Sam a fare un sacco di cose quando torna nella contea. Sarà sindaco per ben 7 mandati. Sarà Sam che abbatterà i casermoni, le fabbriche, che farà rifiorire la contea più verde di prima, grazie al terriccio della scatolina che gli ha dato Galadriel, proveniente direttamente dal suo frutteto. E si occuperà anche di un'altra comunità, la sua famiglia. Sarà marito e sarà padre, avrà molti figli. La sua vita sarà tutto un operoso servizio. Sam è quindi pienamente giardiniere, perché tutto ciò che tocca prospera e fiorisce. E in questo non fa altro che applicare il principio che ha già enunciato Eowyn, una che parte dalla prospettiva di diventare una guerriera e quindi portatrice di morte, per diventare invece una guaritrice e quindi dispensare guarigione e prendersi cura degli altri. Sarò una guaritrice e amerò tutto quello che cresce e non è sterile. Sam ha capito che l'importante è curare il piccolo giardino di un giardiniere libero. Di quello aveva bisogno e a quello aveva diritto, non un giardino dilatato a regno. Lavorare con le proprie mani, non comandare quelle altrui. Con ovvio riferimento alla tentazione dell'anello che gli ha prospettato la possibilità di trasformare la piana desolata di Gorgoroth in una valle fiorita piena di alberi e di fiori. Curare il proprio giardino in maniera libera dal possesso e dallo sfruttamento. Prendersi cura di quel che cresce e ragionare in un'ottica altruistica. Questo credo sia il grande messaggio che Tolkien ci consegna con la sua opera e che riguarda il servizio per gli altri, la tutela degli altri, perché gli eroi tolkieniani non sono solo quelli che si fanno carico del fardello di portare l'anello, ma sono anche e soprattutto quelli che sanno farsi carico della responsabilità degli altri.